Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata al cacao e fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti più 3 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono: per la pasta frolla al cacao, farina di tipo 00, cacao amaro in polvere, burro, zucchero, uovo e tuorlo, vanillina e sale. Per la ganache al cioccolato, cioccolato fondente, cioccolato al latte, panna fresca e fragole. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la frolla. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro, la farina, il cacao amaro, l'uovo e il tuorlo, un pizzico di sale e la vanillina. Ed azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per almeno un'ora. Abbiamo ripreso la frolla dal frigo, stendiamola tra due fogli di carta da forno. Dopo aver steso la frolla, trasferiamola in uno stampo per crostate del diametro di 26 cm. Bucherelliamo il fondo con i rebbi di una forchetta. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti circa. La crostata è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Nel frattempo prepariamo la ganache. Mettere all'interno del boccale il cioccolato fondente, il cioccolato al latte, e li facciamo tritare per 20 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la panna. Ed azioniamo il bimby per 5 minuti, 80 gradi, velocità 3. Trasferire in una ciotola e lasciare intiepidire. Componiamo adesso la crostata. Abbiamo tagliato le fragole a fette, mettiamo la crema sulla base, livelliamo bene. Posizioniamo le fragole sulla superficie. Spolverizzare con zucchero a velo, riporre in frigo per 2 ore. Crostata al cacao e fragole. Grazie e alla prossima ricetta!